Gianninotto Ghiaccio, presente. Gianninotto Letto, presente. Zamparano, Di Rosso Cavatore, Quattrocchi Valoso, Valerio Mondiello, Mosi, Aieri, alla Spina, Del Mio, Canuzzo. Abbiamo un termine improrogabile del 30 giugno per poter approvare la delibera del regolamento comunale per la definizione agevolata delle intenzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 34 del 2019. È chiaro che questo è il motivo fondante per cui ha portato alla convocazione straordinaria e urgente. E come tutte le convocazioni straordinarie e urgenti, necessita della votazione della disamina degli estremi di urgenza per la convocazione appunto del Consiglio Comunale. Pertanto sul primo punto, che è la disamina degli estremi di urgenza del Consiglio Comunale, apro il dibattito se ci sono degli interventi da fare, se no andiamo direttamente alla dichiarazione a voto e alla successiva votazione. Non c'è presenza dei funzionari. Quanto scade poi la quando è la scadenza per definire? Deve deliberare. E poi per presentare le istanze come dal regolamento. Il 39, perfetto, non era chiaro. Quindi noi dobbiamo deliberare entro il 30 giugno. Io sono favorevole per gli estremi d'urgenza. Così non prendo più la parola. Ci sono altri interventi? Bene, chiudiamo il dibattito, apriamo la dichiarazione di voto, se ci sono dichiarazioni da voto da fare, se no andiamo direttamente alla votazione. Votazione. Chi è favorevole all'approvazione della disamina degli estremi di urgenza della convocazione di questo Consiglio Comunale, alzi la mano. 1, 2, 3, 4. 7 favorevoli, contrari? 0, astenuti 3. Viene approvata la piramide degli estremi di urgenza. Andiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Mozione e interrogazione. Anche qui è stata mia volontà inserire, di solito per consuetudine non si inserisce mozioni e interrogazioni nella convocazione straordinaria urgente dei consigli, ma ho ritenuto non farlo perché è data l'opportunità ai consiglieri sia di maggioranza che di opposizione di fare delle osservazioni, ed è anche un mezzo di confronto con l'amministrazione comunale per chiedere determinati chiarimenti sulla vita della nostra comunità, e questo è stato fatto. Pertanto apriamo il punto su mozioni di interrogazione. I consiglieri comunali che vogliono fare le loro interrogazioni e le loro mozioni sono invitati a iscriversi a parlare. Consigliere Diego, nella facoltà. Prova? No. Accetto. Prova? No. Prova? No. Prova? No. Va bene. La mozione di indirizzo per regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dal
DR 445 del 2000, dall'articolo 7 del decreto legislativo 223/2006 e per la sottoscrizione di documenti di identità presso il domicilio delle persone. Regolamento per la consegna a domicilio di farmaci ai cittadini residenti. I sottoscritti consiglieri comunali, Aiello, Giuseppe, Scele e Agata, premesso che la popolazione residente nel nostro territorio, come ci ricordano i dati locali e nazionali, è sempre più in aumento, che ogni giorno il nostro territorio subisce il fenomeno di un forte spopolamento dei giovani e delle famiglie volte alla ricerca di un lavoro e di una migliore condizione economica, considerato che per le premesse fatte è sempre maggiore il numero di anziani o di infermi che devono intervenire su momenti di vita quotidiana che diventano difficoltà insormontabili, dovendoli affrontare da soli, che si rende necessario mettere in atto delle politiche che possono aiutare questi concittadini in alcuni momenti di difficoltà facendo sentire la vicinanza delle istituzioni. Tutto ciò premesso e considerato, si impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a dare impulso a nuove politiche di aiuto al cittadino tramite. Non rileggo i due regolamenti, di cui però vorrei leggere semplicemente le premesse. Allora, naturalmente questi regolamenti sono uno spunto per gli uffici da cui possono migliorarli eventualmente, diciamo, adattarli anche al nostro ente. Cosa? E per la politica, certo, poi saranno oggetto di consiglio comunale questi, però penso che per la presenza dei medici in aula questa sia una bella cosa. Questo è il regolamento per la consegna a domicilio dei farmaci di cittadini residenti. Comunque non è nulla di nuovo, sono delle pratiche già utilizzate negli altri comuni, soprattutto del nord, dove forse il livello di civiltà è un pochino più elevato. Il comune di Pianichele intende attivare in via sperimentale tutto il territorio comunale un servizio di consegna farmaci a domicilio. Con l'attivazione di questo servizio l'amministrazione intende ampliare il dettaglio dell'offerta dei servizi per la popolazione anziana presente nel nostro territorio, fascia che, come ci ricorda i dati nazionali e locali, è sempre in aumento, andando a intervenire su quei momenti di vita quotidiana che per molti diventano difficoltà insopportabili. Questa particolare iniziativa dà così la possibilità all'amministrazione di monitorare quelle cosiddette situazioni a rischio, permettendo di valorizzare quelle sedi di mutualità che offrono sicurezza e possibilità di cultura per isolamento sociale di utenti e fragili. Il servizio è anche rivolto ai pazienti oncologici per supportarli e sostenerli nel lungo cammino della malattia. Niente, invece l'altro è il regolamento per l'autenticazione, in sostanza può permettere alle persone di fare la carta d'identità a domicilio oppure la trascrizione di alcuni atti, quello per esempio per la trascrizione dei beni mobili. Io penso che questi due regolamenti possono dare impulso a dei servizi che per il cittadino sono utili e che possono alleviare qualche piccola, diciamo, sofferenza per una popolazione pianichelese che presenta sempre maggiore anziani nel nostro territorio. Questo è, diciamo, il contributo che questa mozione vuole dare all'amministrazione, farlo proprio e poi magari portarlo in consiglio comunale. Questa è la prima. Questa invece, diciamo, che è una mozione più politica ed è un qualcosa che ci riguarda tutti e che fondamentalmente ha colpito sicuramente la mia coscienza, ma penso anche quella di tutti, per chi ha sentito e ha seguito questa vicenda sui quotidiani nazionali. Tant'è che già si capisce da chi è indirizzata la mozione, che è breve nel contenuto, ma ha un forte valore politico. Al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, al Direttore Vittorio Feltri e per conoscenza ai Presidenti dei Consigli Comunali di tutta la Sicilia. Richiesta di scuse al giornalista Vittorio Feltri. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che il direttore Vittorio Feltri, nell'editoriale del 19 giugno 2019 del giornale Libero, parlando di Andrea Camilleri, definiva il celebre Montalbano del tempo di Ciarotte Coglioni, scusato per le presenze in aula, le donne in aula, che tale affermazione rivela il suo grande disprezzo verso il popolo siciliano e verso uno dei suoi simboli, Montalbano, appunto conosciuto e amato in tutto il mondo, che ribadendo con forza la voce di autorevoli giornalisti nostri conterranei e per noi figli del Sud, è inaccettabile leggere e sentire ripetuti insulti che il giornalista
fede che solito fare contro noi meridionali, chiediamo le scuse al popolo siciliano, la cui storia, la cui cultura e soprattutto la grande generosità hanno fatto grande l'Italia. Questa è la mozione del Presidente, che ne chiedo la trattazione immediata, perché di fatto si tratta di un piccolo atto politico, che se dovesse passare la inviterei a mandarla a tutti, diciamo, i intestatari della mozione. Grazie. Si chiede la votazione, la votazione c'è. Allora, i due regolamenti non sono immediati, e la mozione c'è stata. Allora, ho allegato anche la circolare che Federpharma ha inviato, che tratta, diciamo, che disciplina, è la legge di riferimento che disciplina questa, diciamo, questa procedura. Questa procedura è già in vigore in alcuni comuni del nord ed è attuata o tramite la Croce Rossa o tramite anche dipendenti comunali. Il comune in questo caso non dovrebbe fare altro, c'è tutta una procedura ben spiegata nel regolamento, ecco perché lo lascio come, diciamo, punto di partenza per eventuale, diciamo, discussione. Non fa altro che fare da tramite tra la farmacia e il cittadino, quel cittadino bisognoso che non ha nessuno che può andare in farmacia per dare il farmaco, il figlio è fuori sede, non ha parenti, si può rivolgere al comune e tramite una procedura che è descritta nel regolamento avviare questo iter che porterebbe il farmaco da casa del cittadino, dalla farmacia diciamo, al cittadino. Naturalmente non è che se ne va in farmacia, ci danno il medicinale, c'è tutta una procedura, la busta deve essere sigillata, deve essere indicata, c'è tutta una procedura che poi nel regolamento è terminata. Vittorio Feltri, al giornalista Vittorio Feltri, va naturalmente autorizzato dal Consiglio Comunale, quindi dobbiamo metterla ai voti per la discussione immediata. Pertanto, chi è favorevole alla trattazione immediata della mozione appena presentata, alzi la mano. 7. Senza dibattito, Presidente, siccome la mozione mi piace, la mozione, qualche parola non la poteva dire. No, sull'entrare nella mozione. Beh, perché? Perché votiamo la trattazione oggi? Perché si deve dire. Comunque, ormai è passato. Io sono favorevole alla trattazione. Perfetto. Anche perché. Come ne parliamo? Sì, no. Devo andarmene, quindi. Ciao. Allora, quindi viene approvata la trattazione, andiamo su. Presidente, l'hanno accontata. Sì, come volte. Allora, rifacciamo la carta. Chi è favorevole alla trattazione della mozione appena presentata, alzi la mano. All'unanimità, contrari 0, astenuti 0, la mozione va trattata. Iniziamo il dibattito. Invito i consiglieri sulla mozione in oggetto di poter iniziare la discussione e pertanto vi invito ad iscrivervi a parlare. Vabbè, io faccio la dichiarazione di voto, non c'è bisogno di. Mi pare l'oggetto della mozione, come dire, non c'è dubbio che il direttore di Libero nel suo Camilleri, che è un personaggio scomodo, che fra l'altro è il mio scrittore preferito, ha inteso anche offendere la Sicilia, sostanzialmente. La Sicilia, i suoi uomini di cultura. Camilleri è un'espressione che dà orgoglio alla Sicilia, è un uomo di cultura, è un uomo che ha scritto tanti libri, è un uomo che viene definito da molti grandi
valli, i bergamaschi a pascolare bestiame, quindi penso che di condividere pienamente l'oggetto della mozione. Spero che ci siano altri consigli comunali, altre amministrazioni della Sicilia che si accodano a questa mozione presentata in consiglio. Quindi non lo so nella mozione se c'è scritto a chi la dobbiamo inviare poi questa mozione. Presidente, se strada. Sì, scusa. Poi io penso che questo atto deliberativo deve essere inviato anche al direttore di Libero, alla testata Libero, per fare capire che i consigli comunali che rappresentano le comunità sostanzialmente hanno con forza contestato i contenuti di questo articolo che ha fatto Vittorio Feltri, quindi nettamente favorevole a questa proposta. Speriamo che abbia un'efficacia contro il giornale di Vittorio. Grazie. Ci sono altri interventi su questa mozione? Provo. Volevo semplicemente ricordare e chiaramente invitare e prendere pure il Presidente di inviarla a tutti i soggetti che sono, soprattutto a tutti i Presidenti dei Consigli Comunali della Sicilia, in maniera tale che abbia una forza non rilevante nei confronti sia dell'ordine dei giornalisti e anche della stessa redazione di Libero, no? Ma è anche al lancio. Se non ci sono altri interventi andiamo alla votazione della mozione presentata. Chiuso il dibattito, ci sono dichiarazioni di voto da fare, se non andiamo alla votazione. Nessuna dichiarazione di voto, andiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione della mozione presentata dal consigliere Aiello più altri sulla richiesta di scuse del giornalista Vittorio Feltri, alzi la mano. All'unanimità, contrari 0, astenuti 0. La mozione viene approvata. Restiamo ancora sul punto all'ordine del giorno, cioè mozioni e interrogazioni. Se ci sono altre interrogazioni o mozioni, i consiglieri siete invitati a farlo, se noi chiudiamo il punto e andiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Bene, chiuso il punto delle mozioni e interrogazioni, andiamo al terzo punto all'ordine del giorno, cioè l'approvazione del regolamento comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 34 del 2019. Inviterei invece all'interno dell'aula il dottor Silenci, che è il responsabile appunto del provvedimento, e prima però di entrare nel punto ci tenevo a rendere noti tutti i consiglieri, ma perlomeno questa cosa era abbastanza chiara, ma forse bisogna precisare alcune cose, che questa presidenza trasmette tutti gli atti a tutti i consiglieri ed esattamente questo atto è stato trasmesso il 18 di giugno, così come è stato trasmesso a tutti i consiglieri in modo informale, ma sempre per permettere a tutti di avere prontezza di leggersi gli atti per tempo, anche ufficialmente alla prima commissione è stato trasmesso il 18 di giugno, cioè martedì. Oggi è lunedì, quasi 5 giorni fa. Iniziamo quindi la trattazione del punto e per questo motivo passo la parola all'assessore Giulio. Però consigliere, prima facciamo parlare la politica del tecnico e poi gliela abbiamo fatto. No, prima di entrare lo spazio, come consigliere, volevamo fare una proposta, se ce lo puoi dire, se non ce lo puoi dire.
mercoledì sera alle ore 20. Questa è la proposta che facciamo insieme agli altri colleghi consiglieri. Dopodiché giovedì 27 che è prima del tempo. Così mercoledì licenziamo l'atto, facciamo la commissione perché non era stato possibile farla prima in quanto non, i componenti non tutti erano disponibili. La proposta mia è questa: chiameremo i funzionari per quanto riguarda qualche chiarimento, qualche cosa, e prima del 30 quest'atto sarà licenziato, perché è come dire la prosecuzione di un atto di cui io sono stato, il primo firmatario della precedente proposta. Grazie Presidente. Consigliere, mi scusi, la proposta è solo sul punto o su tutto l'ordine del giorno del Consiglio? Possiamo continuare con il lavoro, se l'Aula decide di... bisogna capirlo cosa stiamo andando a votare. Va bene, nel frattempo interviene il consigliere. Ha capito quello che ho detto? No. Voglio capire dal consigliere Palermo se la proposta di rinvio è riferita solo al punto o a tutto l'ordine del giorno del Consiglio per il 27. Nel frattempo che loro ci pensano, gli do la parola. Grazie Presidente. No, io volevo chiedere al mio Presidente della prima commissione, ha dichiarato che ha sentito i componenti della prima commissione. Quindi io denuncio questa mancanza di rispetto nei confronti, che è inaccettabile per quanto mi riguarda, perché vorrei essere messo a parte delle discussioni che si fanno su come e quando convocare la prima commissione. A me è arrivato un messaggino, anzi ho ringraziato per aver ricevuto il messaggino, ma se ora vengo a scoprire che vi siete organizzati per i fatti vostri senza tenere minimamente conto delle mie esigenze, che tra parentesi sono uno dei pochi insieme al consigliere Giardinotto, insieme a lei, ad essere sempre presente, gradirei che questo comportamento non venisse reiterato. Oltretutto noi abbiamo uno strumento agile informatico su cui possiamo dialogare e in cui in passato ogni tanto ci siamo confrontati. Devo segnalare che negli ultimi mesi il confronto non è mai avvenuto, non so se in altre occasioni è avvenuto a parte casa come in questa situazione, tenendoli all'oscuro, ma posso dimostrare che negli ultimi mesi la convocazione è sempre arrivata senza che ci sia stato che si sia concordato nulla, almeno come sottoscritto in precedenza, e nonostante questo tutte volte sono riuscito a organizzarmi. Quindi rimando veramente sorpreso di questa dichiarazione del Presidente e anche un po' offeso del fatto di non essere stato tenuto in considerazione in questa situazione. Grazie. Consigliere Giorgio. Ma in senso positivo, sì, no, volevo senza che ci siamo incontrati. No, io voglio dire, la mia parte, voglio evitare che siamo senza. Non c'è stata una strategia di proposta. Io ho sono impegnato, non ti guardi, non ci sono perché sono impegnato all'esame, quindi per me è disponibile da fare quelli. Quindi c'è stata una. Sì, ma consigliere l'atto è stato richiesto il giorno 18, è stato inviato il ufficialmente 18, completo di parte.
Valerio. Io capisco i disagi, i dubbi e anche la possibilità che siccome non facciamo il nostro scritto di mestiere, chiaramente probabilmente dovremmo d'accordo, anche la volontà. È chiaro che però è una cosa che si può dire. Più volte ho denunciato in quest'aula, scusate, più volte ho denunciato in quest'aula. Che fuori. E chiaramente il consiglio comunale deve essere uno strumento che deve essere volto ad aiutare i cittadini. Chiaramente quando i tempi di questo consiglio comunale vengono invece uno Stato a quello che può essere il normale funzionamento dell'ente, quindi delle risposte che un ente deve dare alla propria città, chiaramente allora si pone un problema. Si pone un problema e si pone anche una domanda. L'utilità che possa avere o le commissioni o addirittura il consiglio comunale. Quindi è vero che il caro presidente l'atto deve essere mandato alla commissione, ma anche è vero che superato il tempo, che mi pare che sono stati completamente superati 5 giorni, se la commissione è stata convocata, allora a quel punto l'atto può essere esaminato. Ora, con tutto il rispetto dei componenti della commissione che sono stati impossibilità che sono stati messi al corrente dell'eventuale commissione sui tempi da poterla fare, che chiaramente entrambe le parti che sono a porta. Ma siccome qua dobbiamo guardare, diciamo, per dare colpe a nessuno, siamo per essere nell'interesse della città, chiaramente direi semplicemente vorrei fare io una controproposta, anche perché poi non si è capito nella proposta, anche perché poi non si è parlato, non si è andato. Quindi chiaramente direi che è una cosa, poi ho sentito anche dal punto di vista dei tempi tecnici, giorno 20, giorno 21, oggi so che ne abbiamo 24, e poi ci sono dei tempi tecnici, dei uffici, che non è detto che poi in due giorni dobbiamo capire se ci sono i tempi tecnici. Io chiedo, strumento prezioso che in questo momento è fondamentale per tanti.
non c'è il... Non c'è il... Ma in qualità di assessore può dire due parole, no? Ma non si può dire niente. Non si può dire niente.
Cireale. Campanello Rosario. La Rocca Giuseppe. Presente. La Guida Rosa. Giambinotto Ignazio. Giambinotto Renzo. Donna Rara. Di Rosa. Assente. Patrona. Assente. Moreno Primo. Assente. Morto. Assente. Vieni. Maschino. Assente. Berlino. Assente. Annunzio. Assente. Allora, quattro presenti. Quattro presenti, numero legale di 9. La seduta viene rinviata domani sera alle ore 20 con numero legale di 7. Buonasera.